Buongiorno dal telegiornale dell'arte. In apertura la notizia della visita in anteprima di Chiara Ferragni all'Ambrosiana di Milano. Vediamo il servizio. Dopo la visita dell'amata influencer, giovedì 11 febbraio la Biblioteca Ambrosiana di Milano riaprirà. Da allora sarà aperta solo il giovedì dalle 14 alle 18. A Ferrara riapre oggi il Museo della Cattedrale, dove troviamo la Madonna della Melagrana di Jacopo della Quercia, scultore che ispirò Michelangelo. A Parma, sotto i portici del Grano, in mostra I volti del lavoro, visitabile gratuitamente fino al 27 marzo. Bologna annuncia il nuovo scenario web del portale Storia e Memoria di Bologna, dedicato al lapidario del Museo Civico Medievale. Domani a Roma riaprono le Terme di Caracalla, visitabili dal martedì al venerdì con ingressi contingentati di 20 persone ogni 15 minuti e con la novità dell'installazione di pannelli per le persone con disabilità visive. Il 10 febbraio riapre anche il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Oltre alla collezione permanente, i visitatori possono godere della mostra Cinema Addosso, i costumi di Anna Mondo, da Cinecittà a Hollywood, a cura di Elisabetta Bruscolini, in programma fino all'11 di aprile. Gli Uffizi superano la soglia di 600.000 follower su Instagram e si confermano il primo museo italiano per numero di seguaci. Dal mondo dei social ci spostiamo alle news della musica. Oggi, da mezzogiorno a mezzanotte, grande mobilitazione musicale, 12 ore di diretta web sulle pagine Facebook e YouTube, Voci per la Libertà, per chiedere la liberazione di Patrick Zaki. Il 12 febbraio torna Neffa sulle scene musicali, con il suo nuovo singolo in collaborazione con Coez. Altro singolo disponibile dal 12 febbraio, Il coraggio di vincere, di Dodi Battaglia, che anticipa l'uscita del primo vero album di inediti dell'artista, previsto per la primavera. In live, il 13 febbraio, l'opera del compositore Naiman, tratta dal libro L'uomo che scambiò la moglie per un cappello. Dopo lo scorso addio del 6 febbraio al grande attore Christopher Plummer, vediamo le novità nel campo del cinema. Oggi alla Casa del Cinema a Roma apre la mostra Mario Monicelli, realizzata dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Sempre oggi, su Sky Atlantic e Now TV, arriva l'attesissima serie Raised by Wolves. Dal 10 febbraio, su Netflix, Notizie dal Mondo, inedito western di Paul Greengrass. Itinero, Visita la Dimora, uscirà questo sabato sui canali social di Pacio Mesoni. Le ultime notizie della moda. Dopo il debutto di settembre, Valentino torna a sfilare a Milano, il prossimo 1 marzo. Invece Versace lancerà il video della sua nuova collezione il 5 marzo. Grazie per averci seguito fino a qui, da Pacio Maison è tutto per ora. Vi aspettiamo la prossima settimana.